Buon Halloween! Merda. In realtà non è ancora Halloween, perché Halloween è domani, però mi sono arrivati due loot crate, di cui uno molto old e uno molto halloweenesco. Quindi io direi di fare questo sbroxin rompendo il day one dell'Halloween. Paramamam! Allora, non ho capito perché mi devono sempre mettere la maglietta per prima, giusto per farmi succare. E partiamo con un esclusivo portachiavi di Batman. Ecco, possiamo vedere questo esclusivo Batwing che può fungere da portachiavi o da asciabipenne nel caso vi trovaste in una guerra medievale. Dopodiché, perché un ornamento da macchina di Arrow? Io non lo voglio neanche tirare fuori dalla scatola perché mi pare proprio un'idea del cazzo. Che vuol dire? Perché? Ed è in plastica mer... No, adesso lo voglio aprire. Perché? Ma è tremendo! Ma cosa me lo devo rifare? È metallico, è magnetico, immagino. Vabbè, è plasticaccio, ma ho apprezzato in maniera particolare le istruzioni. Un'altra macchinina. Eleonor. Gone 60 Second. Ammetto di non conoscerlo. Vedi? È una macchinina di plastica, tratta da un film, che io però non ho visto. Ah, Wikipedia mi dice che è quello lì con Nicolas Cage che ciulava le macchine. Serviva tutta sta plastica, giusto per rovinare le orecchie alla persona che mi segue. Abbiamo la nostra bellissima navicella di Battlestar Galactica, fatta di gommina, come possiamo vedere dal fatto che è di gomma. E niente, eccola qua. Vi garba? Siete fans di Battlestar Galactica? Perché sto continuando a mostrarvela? Perché è di gomma. Spila con pneumatico. Però guarda, nella scatola c'è una targa. E tolta la targa, abbiamo questa bellissima maglietta della Starkind Industries. Quella, la maglietta di Iron Man 2, praticamente, quando lui decide di prendersi Formula 1, guido io, e questa qui era la scuderia. Ma non perdiamo altro tempo e passiamo al tema della settimana. Paramaman 2, e la Madonna, spoiler! Faccio vedere un attimo. Spoiler! Ah, The Walking Dead. Ma è solo su The Walking Dead? No, no, non è così. A parte la maglietta che... Mi spiace spoilerarvela subito, ma non è proprio il massimo della... Sembra molto morbida, però... Porca miseria, non credo di metterla mai, questa cosa qui. Insomma... Bella è, però... Forse non è il caso. Un triangolino bandierina di che cosa? Camp Crystal Lake di venerdì 13. Lo vedete? Guarda che bello, lo posso attaccare alla macchina dietro, all'antenna radio della macchina, mentre c'ho coso qui. Arrow davanti che tira frecce. Leatherface. Dovrebbe essere, sì, Texas Chainsaw Massacre. Quindi sì, questo qui è un pil... Ma gli prende la faccia, guarda! Incredibile, gli ha messo a fuoco la faccia, no? Faccia. Bel pupazzetto di Leatherface. The Legion of Rigettable Supervillains. Che bello, un fumetto sui super cattivi. Fammi vedere. La copertina, guardate come sono professionale. Allora, questa qui è la copertina. Questa qui è una pagina a caso del volume. Una spilletta halloweenosa. Perché? Se mi piace, ma perché? Oddio, e di sotto cosa c'è? Allora, intanto vi mostro queste bellissime bacchette, ovviamente di Freddy Krueger, per gli impediti che non sono buoni a mangiare il sushi. Sì, ma a me causa ancora più problemi questa cosa qui. Tu immaginati, no, di andare in un ristorante di sushi, no, molto elegante, molto figo, molto chic, con questa cosa qua. Ecco qua, con questa cosa qua che... Non ti possono prendere sul serio, ti prendono per scemo. Ma si possono togliere almeno? No. E niente, fai la figura del cretino con le bacchette che... autousanti. È stato uno sbroxing abbastanza rapido e veloce perché, insomma, io adesso devo partire per Lucca, anche se quando voi vedrete questo video io sarò per ritornare a casa. Però io adesso devo partire per Lucca perché è venerdì. Quindi, buona domenica a tutti e buon Halloween in anticipo per domani. Naturalmente ci vedremo con il video speciale di Halloween domani, se riuscirò a farlo. Se vi interessano questi box, naturalmente c'è sempre il tubo sconto che vi farà risparmiare qualcosina e...
Ciao, al prossimo box. Wow, cazzo. Questo è The Walking Dead. Faceva ridere, eh? Non lo so, mi è venuta così su due piedi. Ma era il culo della scatola. Ci ho messo un casino, porca troia. Guarda qua che roba, tagliare mezz'ora. Ma va a cagare, va là.